Hello everyone! Say again. Hello everyone! 2 settimane fa ho fatto il mio primo video in italiano e questa cosa mi ha aperto un sacco di possibilità che non avevo mai esplorato prima. Allora mi è venuta un'idea. Io sono di Roma, mio marito è americano. Non sbirciare, tanto non c'è niente qua. Lo so che ragazzi non tutti siete di Roma, però ho pensato, mettiamo alla prova il suo romano. Va bene, basta, basta. Non sapevo quanto eri entusiasta. Perché secondo me è divertente. Ho 10 domande per Brian con 10 termini romani. Io ti leggerò la frase e tu devi cercare di dirmi che cosa vogliono dire quelle parole, quei modi di dire. Già questo gioco non mi piace. Sei pronto? Sì. Vado con il mio accento romano. Numero 1. Sei abbioccato sul divano. Sei abbioccato sul divano. Allora, conoscendo abbiocco e divano, direi che si è sdraiato sul divano. Solo sdraiato? Magari si sta addormentando o si è addormentato. Din din din, si è addormentato. Bravo, bravo. Tu conoscevi abbiocco? Sì. Me lo metti in una frase, abbiocco? Che abbiocco. Che bella frase. Non sottovalutare. Frase numero 2. È andato un puzza. È andato un puzza. Tipo hai scorreggiato. No, questo non è così. Non è una brutta prova. È vero, però andare in puzza vuol dire rosicare. Non mi hai fatto finire, era quello che stavo proprio. No, hai detto scorreggiato. È la prima prova, però poi stavo per dire rosicare. Vabbè, per ora sei 1-1, bravo. T'ho detto 10 volte, sei proprio de goccio. Te l'ho detto 10 volte. Sei proprio de goccio. Sei proprio de goccio. Sei sordo. De goccio vuol dire... non lo so. Vuol dire che non capisci. De goccio. Sei testardo. Questo gioco non è facile. No, non è facile per niente. Se non hai mai sentito queste parole è difficile indovinare il significato. Non hai mai sentito essere di goccio? No, tu non le dici queste cose. Perché, al contrario di come hanno detto i miei follower, non parlo così tanto romano. Questa la devi azzeccare. Frase numero 4. So 2 settimane che mi chiama, mi sta a dar pilotto. Mi sta a dar pilotto. Questo forse l'ho sentito alcune volte. Vuol dire tipo, mi sta addosso, mi chiama troppo, mi dà fastidio. Mi sta a dar pilota. Pilotto, non pilota. Sì, bravo. Rilassati però. Rilassati. Sono molto teso, voglio vincere questo gioco. Ma questo gioco non è per te per vincere, questo gioco è per far divertire. No, non vi farò divertire alla mia expense. Quello è strano, sta in campana. Sta in campana vuol dire guarda, stai attento e guarda, sta nel campo per guardare se viene un intruso. Aspetta, stai nel campo? No, stai in campagna, per, però stay on the bell, stay on the bell. Ok, sì, bravo, stai attento, però non è stai in campagna. Yeah, perché ho confuso campagna e campana. Allora, sei 3, tu, 2, Roma. Roma vince se tu stai. Sto vincendo. Stiamo vincendo tutti, ragazzi. 3 su 5. Questo è un po' difficile. Sinceramente, ma rimbalza. Sinceramente? Ma rimbalza. Sinceramente mi rimbalza. So it bounces back to me. Mi ritorna. Oh, non mi piace. Cioè non è il mio gusto. Non mi importa. Non mi tocca. Beh no, però non è quello che hai detto. Devi essere... 3 su 6. Quante domande ci sono? 10. Ma ti stai divertendo? Sì. Sì. Sto divertendo molto. Oh, sono uscita così, alzami due spicci. Sono uscita così, alzami due spicci. Vuol dire non ti incazzare, dammi, c'è un po' di... c'è, like in English, give me a break. Like, dammi due spicci. E dai però, stai calma. È più letterale di quello che pensi, eh? Dammi due monete. Alzami, tipo prestami. Gliela diamo o no? Gliela diamo. Solo perché ti ho detto che era letterale e tu sapevi che cosa erano gli spicci. No, però questa la sai sicuramente. Numero 8. Non t'accollà.
Non t'accollare vuol dire non starmi addosso, cioè non essere sempre così vicino e darmi un po' di spazio. Bravo. Questa sapevo che l'avresti saputa perché è una delle poche che uso. È una delle poche che usa. Quanto è gentile. Oh, Brian, non t'accollare. Questa qui potresti arrivarci. Numero 9. Io te lo dico, a canna che ne è giornata. Io te lo dico a canna. Io te lo dico a canna che ne è giornata. La cosa che mi interessa è accannare. A canna vuol dire direttamente, lo dici così. Lo Nice try. Accannare è smettila. Questo contesto non l'ha reso molto facile. No, no, no. I miei follower romani avrebbero capito subito. Però io non sono romano. Lo so, però non dare la colpa al mio contesto. Ragazzi? 5 su 9. Oh mio Dio! Potrebbe essere un pareggio. Mm-hmm. O una vittoria. Qui da questo punto c'è solo da vincere, non c'è niente più da perdere. Quindi allora, vado avanti. Numero 10. Non t'aregge. Non t'aregge. Vuol dire... Non ti sta bene. Non ti sta bene? Non va bene per te. Non t'aregge. No! Non t'aregge vuol dire non c'hai il coraggio. Esatto. No, esatto no! Cioè, non ti sta bene nel senso che il coraggio manca. Per questo No. Allora, adesso sei pari. Scusate, però non voglio lasciare così. Serve assolutamente un'undicesima. Ho deciso che sarà... Damosene una punta per domani. Una punta è un appuntamento, un orario e un posto per domani per vederci. E Brian vince! Tutti questi anni in Italia non sono solo serviti a imparare l'italiano, ma anche a imparare il romano. Mm-hmm. Trilussa sarebbe fiero di te. E il romano. Bravo! Vi è piaciuto questo video? Per me è divertentissimo. Brian ha sudato tutto il tempo. Sei stato bravo, hai vinto. Thank you. Però devi imparare la differenza tra campana e campagna. Poi c'è una regione tipo la Campania. La Campania. Campania. Campagna, campana, Campania. Say my vowel, mia. E poi c'è la Siena tipo compagnia. Compagnia. È vero, l'italiano è difficile. Ragazzi, se vi piacciono video del genere lasciate un commento perché ho tante altre idee. Ci vediamo